Buongiorno. Stamattina a Mirko Angioi, titolare di Maggiore Living, che è una società immobiliare che ha sede a Verbania. A Verbania, sì. Verbania, sul Lago Maggiore. Chiediamo di fare una parte che di tutti quelli che abbiamo chiesto in questi giorni è un po' la più difficile. La più difficile, ma anche la più tutto sommato interessante. Partendo dal presupposto che abbiamo un mercato interno, da un punto di vista immobiliare, che soffre, quindi che fa fatica proprio a trovare la sua dimensione, no? Dopo questi anni di crisi. Mirko, come anche altri, per l'amor di Dio, però come esperienza specifica incontrata in quello che è l'ambito di CDO, ha iniziato da qualche anno a questa parte, come vi racconterà tra poco, cercare di invertire un po' quello che è il paradigma classico, ovvero che l'immobile italiano si vende a italiani. Nella stragrande maggioranza dei casi, questa sembra una banalità dirlo, però io in questi anni in cui mi sto occupando del distretto edilizio ho fatto molta fatica a trovare degli operatori che veramente abbiano, come dire, consolidato nel corso degli anni una consuetudine a vendere invece a stranieri. Quindi a non cercare quella che è la dinamica che spesso viene più spontanea, che è quella di pensare di andare a lavorare noi fuori dai confini italiani. C'è tutto un tema di valorizzazione del nostro patrimonio, un tema di marketing territoriale, insomma, di tutte quelle dimensioni che servono per portare clienti e investitori dall'estero in Italia. Tra l'altro tenendo presente che il nostro paese ha una serie di caratteristiche che sono, come dire, naturalmente ci predispongono naturalmente verso l'attrazione per clienti e investitori esteri, pur soffrendo di tutta una serie di problematiche che riguardano purtroppo spesso, come dire, la nostra organizzazione statale, quindi la burocrazia, i costi, però avendo dall'altra parte tutta una serie di plus assoluti. Parliamo in questo caso di Lago Maggiore, anche di Lago di Garda, ma in realtà se ognuno di voi pensa alle proprie zone di provenienza e magari ha avuto occasione nel corso degli anni di muoversi, magari anche fuori dall'Italia, si rende conto bene di che cosa voglia dire stare in Italia, cioè di che cosa voglio dire da un punto di vista paesaggistico, naturalistico, artistico, architettonico. Cioè, voglio dire, abbiamo tutta una serie di vantaggi che ci vengono dalla nostra storia, dalla nostra cultura, che all'estero sono, come dire, ampiamente apprezzati. Si tratta però di stabilire un canale di comunicazione dove quella che è la nostra offerta o la possibile nostra offerta da una parte sia leggibile, dall'altra parte, come dire, ci consenta di poter fare noi dei passi avanti nel riconsiderare che cosa abbiamo tra le mani. Un altro elemento di valutazione, per esempio, è quanto vale il patrimonio che abbiamo, come si deve intervenire per renderlo appetibile, quali sono le prospettive da questo punto di vista, che cosa cerca il cliente straniero e poi il cliente straniero qual è? Perché il cliente straniero, come dire, è tutto e niente, no? Dipende se è russo, se è arabo, se, voglio dire, ognuna di queste tipologie ha un modo di guardare l'Italia e ha un modo di guardare al tema dell'abitare differente. Insomma, tutto questo complesso di considerazioni stamattina nel percorso personale che ha fatto Mirko da qualche anno a questa parte si vede come sia diventata un'ipotesi di lavoro ed è uno dei tanti flash che durante queste tre giornate vogliamo lasciarvi perché si possa magari innescare all'interno della vostra realtà o insieme ad altri, anzi meglio se insieme ad altri, un processo di cambiamento o accompagnare un processo di cambiamento. Non si tratta semplicemente di raccontarvi delle cose interessanti. L'altro passaggio che come Compagnia delle Opere teniamo sempre a fare è anche quello di creare le condizioni perché possiate trovare degli interlocutori, perché normalmente il percorso di cambiamento è difficile farlo da soli. C'è sempre la necessità di trovare un compagno di strada, magari per un pezzo più o meno lungo, ma che ci aiuti e che aiuti magari lui stesso a fare questo pezzo di strada insieme. Io lascio parola a Mirko, come al solito intervento, però Mirko da questo punto di vista è molto bravo. Ha scoperto recentemente di essere in grado di poter parlare con una platea più o meno grande, ma era già bravissimo di suo. Nella seconda parte dell'incontro invece la riserviamo magari a interventi, domande, osservazioni, e poi Mirko comunque è presente anche dopo, se ci vuole fare un approfondimento è a disposizione. Prego. Grazie.
Allora, innanzitutto volevo ringraziare Yuri che mi ha invitato a parlare oggi e la CDO. E, questo mio più vicino? Questo mio intervento non vuole essere una lezione di come si fa a vendere gli immobili all'estero, perché cioè non sarebbe giusto, ma più cercare di spiegarvi quello che il mio modo di come mi sono approcciato io a questa esperienza. E come diceva Yuri, io sono Mirko Angioi, ho uno studio immobiliare sul Lago Maggiore di nome Maggiore Living e abbiamo sede a Verbania. E siamo stati, diciamo, fortunati quasi subito, nel senso che il fatto di interagire, parlare con persone che non erano italiane, questo è un avvenimento storico, consueto per noi, perché metà parte del lago è in territorio elvetico. Quindi gli attori che sono sempre interfacciati sono sempre state persone comunque straniere. E quindi questo fatto dell'internazionalizzazione per noi è una cosa che non è nata negli ultimi anni, ma che comunque sia una cosa che facciamo quasi da sempre. L'esperienza che verrò a raccontarvi io oggi è differente se qualcuno di voi ha avuto modo di essere qui presenti lunedì pomeriggio con l'incontro che c'è stato con il Qatar e la Russia di Costruendo, perché loro, cosa succede, producevano qua in Italia e poi cercavano di esportare un prodotto lì in Russia e in Qatar, o andare addirittura a costruire qualcosa. La mia esperienza invece è completamente diversa, è quella di appunto riuscire a portare dei clienti, in questo caso, perché poi ve lo racconterò, in questo caso russi in Italia. E come si dice, preparandomi in questi giorni un pochettino le cose da dire, perché come diceva Yuri non è che sono molto, abituato a parlarne. E mi ha dato uno spunto però interessante il Corriere della Sera di lunedì, perché cosa succede? Come tutti voi avete sicuramente avuto modo di vedere, questi due giorni, i giorni passati tra Italia e Russia, c'è stato praticamente una serie di accordi che si sono siglati negli scorsi giorni, prima nella giornata di lunedì, incontri istituzionali a Roma. Dopodiché, invece degli incontri, diciamo, bilaterali per stringere accordi commerciali tra l'Italia e la Russia a Trieste. E ho trovato una cosa interessante che mi dà appunto il là per parlare un po' della mia esperienza. È un articolo che è uscito sulla terza pagina del Corriere della Sera di lunedì. Vi leggo due righe, giusto per capire qual è l'interesse dei cittadini russi riguardante il mercato, diciamo, economico generale, ma soprattutto immobiliare. Allora, la seconda e terza pagina parlavano di quelli che sono i core business dell'Italia con la Russia, quindi energia e acciaio, e questo giornalista Stefano Agnoli parte con questa cosa, quindi energia e acciaio, ma non solo. Allora, gli interessi russi in Italia sono cresciuti anche nelle telecomunicazioni. La Wind è passata da un gruppo egiziano a un gruppo russo. Il gruppo Gancia, che era prima totalmente piemontese, alla Russia Standard, che è praticamente la regina delle aziende che producono vodka in Russia. Per ultimo, nel mercato finanziario. Il fondo Pamplona, nome spagnolo, ma di spagnolo non ha niente, guidata da Alexander Knaster, nato a Mosca, emigrato negli USA dove ha preso cittadinanza americana, poi tornato in Russia a dirigere l'Alfa Bank, che è la maggior banca commerciale privata. È diventato il secondo azionista di riferimento di Unicredit, comprando il 5% dell'azionariato. Quindi questo è un breve. Cosa ci dice Agnoli? Che la cosa più interessante, il secondo scenario interessante è questo, che a rischio però da non sottovalutare, che pare essere diventata una vera e propria passione collaterale dell'oligarcato russo l'acquisto di ville e residenze di lusso in territorio italiano. Qualcuno ha calcolato che sui 79 oligarchi moscoviti, ben 27 sono in possesso di una mega villa o un castello italiano.
Allora, dalla Sardegna alla Toscana, passando per il Garda e il Lago Maggiore. Questo era l'intervento, poi Agnoli conclude, finisce e conclude. Quello che, diciamo, il nostro primo approccio col mercato russo è stato così. Che noi, fortunatamente, 7 anni fa, siamo riusciti a concludere una trattativa di una conclusione di un contratto con uno di queste persone. E da qua, in maniera fortunosa, perché noi non ce le siamo andati a cercare, sono venuti loro a bussarci la porta, come storicamente facevano i tedeschi e gli olandesi. Quindi cosa è successo? Che in maniera attenta cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di analizzare quali potevano essere le peculiarità per cercare di cambiare la nostra visione di vendere una casa sul mercato straniero. Perché le strategie con cui noi ci dovevamo porre per vendere immobili italiani ai russi era completamente diverso a quello che noi eravamo abituati a fare con i clienti che erano invece storicamente quelli che abbiamo visto prima, gli svizzeri perché parte del lago in Svizzera, i tedeschi perché è la parte di lago che vicino parla italiano ma i cantoni di riferimento sono quelli di lingua tedesca, gli olandesi perché abbiamo avuto tantissimi clienti olandesi perché il Lago Maggiore ha un clima particolarmente buono per loro. Quindi cosa abbiamo dovuto fare? Che abbiamo dovuto un po' cambiare quello che era la nostra, come dicevo prima, la nostra idea, perché si affacciarono 7 anni fa appunto questi clienti dell'Est Europa, che avevano un modo di porsi completamente differente rispetto ai nostri clienti tradizionali, con la tipologia di immobili completamente differente rispetto agli altri nostri clienti, con zone di riferimento differenti, con gusti differenti e budget differenti. Allora, per capire, modo di porsi differente, il nostro cliente tipico tedesco era un cliente molto pacato, che aveva le idee chiare, che veniva a vedere solamente un oggetto, che aveva già visto bene valutato da casa. Il cliente russo non è così, non è purtroppo nei modi molto, diciamo, affabile. I primi sì, gli ultimi un po' meno. E le tipologie di immobili sono diverse. I russi non cercano quello che cercano gli italiani né quello che cercano gli inglesi o i tedeschi. Le zone di riferimento sono cambiate perché io parlo del Lago Maggiore, perché storicamente la vecchia clientela, se qualcuno conosce il lago, partiva a comprare casa da Verbania, Giffa, Oggebio, Cannero, Cannobbio, erano praticamente dei feudi completamente tedeschi, dove quando nei 2 mesi, 3 mesi estivi venivi a parlare, sentivi solamente parlare in lingua tedesca. E noi non ce l'abbiamo, noi siamo in Piemonte, non è che siamo una regione a doppia lingua, però in quei posti si parla formalmente 2 lingue durante l'estate. Quindi anche la nostra capacità di dover comunque sia parlare in modo diverso, no? I budget diversi, perché i primi clienti che arrivavano, e questi sono cambiati col tempo, il tedesco non vuole spendere tanto, vuole trovare una cosa che sia giusta lui da solo, quindi un rustico che poi se lo taglia come gli piace. Il russo invece non ha assolutamente, non è quella la sua intenzione. La sua intenzione è di trovare una roba che sia già quasi a posto, finita, bene, presentabile, che poi magari se non gli piace gli rimette dentro dei soldi per reinvestirla. Comunque da queste difficoltà iniziali allora decisi di intraprendere quello che era la mia prima, come si dice in gergo della CDO, la mia prima missione in Russia. Questa missione però a differenza delle opportunità che dà CDO oggi con Costruendo, che ti mettono a disposizione un team che ti segue e ti crea un'agenda di appuntamenti, io purtroppo per fortuna sono arrivato prima e quindi l'agenda me la sono dovuta fare da solo, con grandi difficoltà, perché noi cosa abbiamo fatto? Non eravamo neanche pronti, avevamo avuto questo imbocco, diciamo, di questa vendita nel senso fortuita, no? Questa grande vendita fortuita. Dopodiché allora ci siamo messi di impegno e ho detto, allora vuol dire che può esserci un seguito. Questo seguito qual è stato? Che abbiamo chiamato una persona, una ragazza italiana, una mia cara amica italiana che parlava russo, laureata all'università qua di Milano,
Esatto, senti, facciamo una cosa, stiamo preparando il nostro come si dice, il nostro sbarco in territorio russo. Cerchiamo di andare su preparati, cercando di cambiare, cercando di costruire tutte le nostre brochure di presentazione dell'azienda, del Lago Maggiore, degli immobili, però capite che non è che andavamo con un immobile solo, andavamo con tanti immobili, essendo noi non costruttori ma mediatori, quindi dovevamo, il pacchetto di presentazione era corposo, anche perché andare su per un immobile solo penso che non ne vada la pena, no? Ne valga la pena. Dopodiché il lavoro ancora più difficile qual è stato? Quello di contattare le agenzie lì, perché noi passiamo attraverso non compratori diretti nella prima fase, ma ci siamo affidati a compratori indiretti, cioè tramite le agenzie immobiliari di Mosca. Quindi mesi prima abbiamo mandato delle mail che non hanno risposto nessuno, quindi non c'era nessun problema, nessuna risposta. Dopodiché abbiamo preso il telefono e abbiamo chiamato. E alla fine, chiamandoli e magari più volte, siamo riusciti ad organizzarci la prima agenda. E cosa è successo? Che formalmente poi pronti si parte con una difficoltà linguistica, con tutte le difficoltà del caso, perché a Mosca nessuno parla inglese, quindi bisogna comunque andare accompagnati e tutto quanto. Da quel momento, che era più o meno 6 o 7 anni fa, a oggi, cosa è successo? Che non è che noi non siamo più tornati, siamo andati una volta 7 anni fa e poi non ci siamo più tornati in Russia. Il segreto, almeno quello che abbiamo potuto constatare, è quello che bisogna continuare ad andarci, no? Perché, e ci andiamo non una volta ogni tot, almeno una volta o due volte l'anno. Essenziale farsi vedere, rompere, bussargli la porta, farsi riconoscere, perché, come si dice, se uno gli manda una mail di presentazione non ne vale la pena, perché loro di agenzie italiane che vanno a bussargli la porta è pieno, può valere quei 5 minuti fin tanto che se le ricordano di te, dopodiché il discorso un po' cade. Allora, questa esperienza durata ormai da tanti anni ci ha fatto capire che il mercato russo è un mercato ricco e che sicuramente dove si può investire, no? Che però non è sicuramente facile, e non vuol dire che dire uno che vuole affrontare un mercato russo che sia una vendita facile, vendere a un russo a un cliente tra virgolette stupido, che gli puoi proporre qualsiasi cosa e lui è disposto a comprare tutto quello che vuole. Non è assolutissimamente così, perché il cliente russo sono dei clienti attenti, dei clienti che conoscono, che cominciano a conoscere sempre di più il mercato dove vogliono andare a comprare, consapevoli di quello che vogliono e di quello che possono comprare, e super esigenti. Io adesso ho un incontro il mese prossimo con una nostra cliente che è la seconda volta che viene sul Lago Maggiore. Ah, questa è venuta, per farvi capire, è venuta una volta, ha guardato il lago, ha visto degli immobili e ha incominciato a capire innanzitutto dove poter andare, quindi è venuta una prima volta, attenta, perché comunque ripete, è tornata, conoscitore del territorio, perché lei sta cercando su Stresa, e se io gli propongo una frazione di Stresa dove magari si vede poco il lago o magari vicino, mi dice no, non lo voglio, io lo voglio esattamente in quest'area. Quindi conoscono il mercato di riferimento, cioè il mercato, diciamo, di zona, consapevoli di quello che vogliono comprare, perché io provo a proporgli anche qualcos'altro perché è difficile trovargli le robe, però lei vuole esattamente quella cosa e sa che quelle cose che vuole lei costa così. Non ci sono più i russi che venivano, quelli della prima ora che venivano e dicevano bene, quanto costa la casa? 3 milioni, va bene, 3 milioni, fine. Cioè quelli sono ricordi. Oggi difficili, soprattutto perché sanno che il nostro mercato è un mercato di gente che vuole vendere tanti oggetti in vendita, pochi compratori, e quindi sono degli ossi anche a comprare, cioè nel senso che non si accontentano più di avere uno sconto del 10%, ma cercano di calare, e tanto. Quindi cosa è successo? Che
Quindi dal primo momento in cui noi ci siamo avvicinati al mercato russo a oggi, anche la nostra agenzia immobiliare ha dovuto cambiare atteggiamento per parlare con questa gente, perché abbiamo capito che quello che gli stavamo offrendo come un'agenzia immobiliare sola era diverso da quello che formalmente volevano. Quindi l'atteggiamento anche da parte nostra è cambiato, e siamo passati appunto da un'agenzia solamente di intermediazione al fatto di continuare a fare quello, perché quella è la nostra natura, ma cercare di vendergli degli altri servizi che possono aiutare a convincere questo compratore difficile a comprare la casa da noi, a differenza di tramite altre agenzie o in altre aree d'Italia. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo con delle persone che collaborano strettamente con il nostro studio immobiliare, abbiamo creato un ATI, no? Che costruiamo a seconda del cliente. Quindi cosa facciamo? Vendiamo tutti quei servizi che un cliente straniero, soprattutto che viene da così lontano, che non conosce il territorio, ha bisogno di avere. Quindi in quest'ATI, che l'abbiamo chiamata, si chiama sempre uguale, però poi cambiano gli interlocutori, si chiama For Living, maggiore living, For Living, ok? E offriamo quindi un sistema di progettazione, cioè loro vengono, a chi la faccio ristrutturare la casa? Va bene, abbiamo una serie di architetti, noi non scegliamo l'architetto per loro, noi gli proponiamo una serie di architetti che dice ok, scegliti tu quello che ti piace di più, no? Quindi una serie di operatori sulla ristrutturazione, piccoli e grandi, dipende dal progetto, gente che gli propone il sistema della progettazione delle luci, dei sanitari, dei rivestimenti, della gestione immobiliare. Questa gente non è capace a pagarsi le tasse da soli, perché a Mosca non pagano le tasse, cioè le pagano, ma non è che pagano 200 tasse come le paghiamo noi, no? Loro sono abituati che c'è un amministratore e a lui pagano tutto quanto. Quindi questo è il servizio che abbiamo capito in tutti questi anni che era necessario, che loro desideravano, perché così erano abituati ad operare. Quindi noi alla fine abbiamo dovuto passare da persone che gli proponevano delle case a persone cui gli dovevamo anche gestire degli immobili. E questo per gli stranieri vale per tutti, non vale solamente per i russi, vale per i russi, per i tedeschi, perché la gente che compra una seconda casa vuole vivere il nostro paese come se fosse un'opportunità di vacanza. Non, le beghe ce le lascia a noi, fortunatamente, perché così comunque un piccolo margine ci può rimanere. Però attenzione, la cosa da pensare che non funziona è che voi, insomma, chi vorrà farlo, non deve pensare di dare servizi perché è un modo per massimizzare i profitti. Cioè io non li vendo casa, il servizio, perché ho margine sulla progettazione, ho margine sulla gestione, ho margine su queste altre cose. Perché cosa succede? È solo per vendere l'affidabilità dello studio immobiliare o dell'agenzia di costruzione, insomma di quello che fate. Perché a Mosca, più di ogni altra cosa, in Russia, non a Mosca, più di ogni altra cosa funziona tra i clienti il passaparola. Quindi, allora, un cliente, cioè la miglior pubblicità che uno studio immobiliare può ricevere, un costruttore può ricevere, è quello di dire: benissimo, il signore ha comprato da me, si è trovato bene, manda il suo amico a comprare da noi. E questo capita, è capitato e che continua a capitare. Il problema è che se noi per 1.000 euro di quello che ci può dare un architetto piuttosto che un'impresa e gli facciamo fare una brutta figura, cioè ci sputtaniamo per nulla. Tutto questo lavoro che abbiamo fatto viene perso, perché perdiamo di fiducia rispetto al nostro interlocutore finale, che è quello di conservare questo mercato. Quindi cosa succede? Che tornando alla vendita della casa, non è neanche una cosa semplice, nel senso vendere a uno straniero, perché vendere a uno straniero, soprattutto a un russo,
cosa comporta, qual è l'iter per riuscire a vendere una casa. L'iter per riuscire a vendere una casa è questo, che queste persone, i russi, non parlano inglese difficilmente, quindi devi avere all'interno del tuo organico delle persone che parlano la loro lingua, fondamentale, perché sennò loro difficilmente riescono a capire. Che negli appuntamenti devono essere accompagnati, non va spiegata solamente la casa, va spiegato il luogo dove loro stanno comprando la casa. Quindi si deve vendere il concetto di Italia o di non so dove operate, di Lago Maggiore, delle isole, del cibo, del vino. Questo è quello che facciamo noi per la nostra zona. E poi tutto quello che, come si dice, la traduzione dei contratti di preliminari, proposte, rogiti, con la difficoltà di trovare comunque un rogito con una persona che non parla italiano, è un pochettino più complicato perché va fatto in doppia lingua, con dei testimoni, dei traduttori e quant'altro. Li vendiamo, come abbiamo detto, la ristrutturazione e la gestione. Il grande lavoro poi, come stavo accennato prima, è quello invece con le agenzie immobiliari, nel senso che quando si va a Mosca o da qualche altra parte, io questa cosa l'ho ripetuta anche per gli americani, a Mosca ho fatto la stessa, cioè a New York ho fatto la stessa cosa che ho fatto a Mosca, quindi cioè una cosa che si può ripetere poi, nel senso al mercato in cui ti vuoi rivolgere. Cosa è successo? Che non è che siamo andati lì, poi abbiamo fatto tutte le volte che andiamo abbiamo la lista delle agenzie immobiliari e andiamo a proporci con le nostre brochure. Quindi, come si dice, queste agenzie vanno contattate quasi quotidianamente. Cioè nel senso che non è che vai lì e poi sparisci, e poi loro quando hanno bisogno ti mandano i clienti. E no, perché il tuo pacchetto immobiliare, che innanzitutto gli devi dare, e non glielo puoi dare in italiano, glielo devi dare in russo, no? Quindi con un lavoro di fondo corposo, bisogna tradurre tutto e le traduzioni devono essere fatte bene. Perché immaginate voi che andate in un paese straniero e vi propongono l'immobile scritto male. Cioè, sembra una banalità, ma molti di quegli annunci che vedete in russo sono scritti male, non da russi. Ok? Quindi il problema è quello. Quindi gli immobili vanno spiegati. E soprattutto un servizio che diamo alle agenzie immobiliari è questo. Allora, noi facciamo alle agenzie immobiliari russe. Allora, loro ci mancano, perché capita, grazie a Dio, che più di un cliente che cerca una casa sul Lago Maggiore ci viene presentato da più immobiliari. Allora noi, negli accordi che abbiamo siglato, accordi scritti, firmati con le agenzie, il primo che ci presenta il cliente, quel cliente diventa dell'agenzia immobiliare. A questo punto registriamo il cliente, nome e cognome, la richiesta di quello che sta cercando, dei riferimenti piccoli, le ultime tre cifre, non vogliamo rubare il cliente all'agenzia immobiliare russa, perché se possiamo rubarglielo una volta, la seconda volta non ce li mandano più perché non sono stupidi, no? Scusate. Cosa succede? Che cosa facciamo? Lo trattiamo come se fosse un cliente italiano, quindi innanzitutto gli proponiamo tutto il pacchetto immobiliare che può piacere a questo cliente. Dopodiché, invece, se questo cliente magari passa 3-4 mesi e ci entra quel prodotto che come si dice che magari gli può interessare, cosa facciamo? Richiamiamo l'agenzia immobiliare e gli diciamo: senti, guarda che il tuo cliente, un nome a caso, Romanov, sta, come si dice, ci aveva chiesto tramite voi questo immobile con queste determinate caratteristiche, guarda che è entrato l'immobile nel portafoglio immobiliare, quindi te lo stiamo mandando, te lo raccontiamo, ok? Te lo spieghiamo bene, perché tu devi essere preparato a raccontarglielo per far capire esattamente com'è questo immobile. Cosa bisogna fare oltretutto con le agenzie immobiliari? Cioè spiegargli quali sono i cambiamenti di tassazione e i cambiamenti di imposte. Perché immaginate che è già difficile per noi. Allora, io ho cominciato 7 anni fa e c'era l'ICI. Adesso, ieri c'era l'IMU, oggi non si sa cosa c'è. Questo bisogna farlo capire anche a loro. Ma non è facile. Cioè, perché a Mosca, come dicevo prima, si paga una tassa e dove c'è dentro tutto. Qua devono pagare l'immondizia, devono pagare... Ogni comune c'ha le sue cose. E l'amministratore... Allora, a Mosca si fa un contratto dove c'è dentro acqua, luce e gas. Noi già quando gli spieghiamo che
c'è la libertà di mercato dove si possono scegliere il venditore del gas, e quindi possono scegliere se andare da uno, dall'altro, dall'altro. Questi diventano pazzi. Cioè, senta, fate voi, allacciatecelo. Cosa ce ne frega noi di quale gestore ci date? A noi ci serve la luce e basta, no? Quindi cercare di spiegare anche queste problematiche italiane. Cosa facciamo ancora? Siccome cerchiamo di un pochettino espandere i nostri confini come immobiliare, allora, come si dice, abbiamo appena acquisito un'altra area di competenza, che è un'area di competenza vicino al nostro lago. Noi siamo Maggiore, abbiamo preso l'Orta. Alle agenzie bisogna spiegare cos'è il lago d'Orta, perché loro non lo sanno cos'è il lago d'Orta. Non lo sanno che è un lago che comunque ha più o meno le stesse caratteristiche del Maggiore, più piccolo, con dei costi al metro quadrato differenti a quello del lago Maggiore, che è più conveniente, però i servizi sono più o meno simili, con la stessa vicinanza all'aeroporto di Milano Malpensa, che quindi è un lago che potrebbe andare bene anche per i loro clienti. Magari non ha quel nome altisonante come avere la Casa Stresa, però comunque sia dove possono investire. Un'altra cosa che si fa, che facciamo, questo quasi tutte le volte ormai è diventata una consuetudine, è quella di dire, andare su e dire: benissimo signori, noi senza spese, cioè veniamo nel vostro ufficio, ci mettete davanti una platea di persone, presentiamo il mercato immobiliare italiano senza costi, ok? Quindi vi raccontiamo queste cose che vi stavo raccontando prima, come si fa a comprare una casa, qual è l'iter, tutte queste cose. Questa cosa gli aiuta a vendere l'Italia, perché noi il problema è che siamo in concorrenza non solamente con io Lago Maggiore, con Lago di Garda, con Como, con Roma, Milano e la Liguria. Noi siamo in concorrenza con la Spagna, siamo in concorrenza col sud della Francia, dove offrono un prodotto gli spagnoli che è simile al nostro, di qualità pessima, però a loro non gli frega niente, loro cercano una casa delle vacanze. Quindi la questione è che alla metà del prezzo riescono a comprare un prodotto simile, no? Quindi cioè, il nostro ruolo di agenzia immobiliare è anche quello di pubblicizzare il nostro paese, no? E la mia zona, quindi io lo faccio per l'Italia quando spiego come si pagano le tasse in Italia, però poi so che il punto di riferimento sul Lago Maggiore, se queste agenzie lo vogliono, ci chiamano. Effettivamente questa cosa ha portato i frutti. Lo facciamo lì e lo facciamo quando ce lo chiedono, perché magari sta in una serie di convegni, lo facciamo anche in videoconferenza. E poi l'ultima cosa che facciamo con le agenzie immobiliari è che succede, ed è una cosa molto carina che porta dei buoni riscontri, è invitarle da noi sul lago e fargli vedere le nostre aree di lavoro. Quindi, perché loro il lago non lo conoscono, cioè loro non conoscono il Como, il Maggiore, cioè loro sanno Italia, boh. Allora li prendiamo, andiamo a prendere in aeroporto, li portiamo a Stresa, li facciamo vedere le isole, andiamo a mangiare sull'isola dei pescatori, li portiamo ai palazzi di Borromeo, li facciamo vedere gli immobili non a caso. Allora, li facciamo vedere le ville, alto target, dai 3 ai 5 milioni, con la vista lago e quant'altro. Li facciamo vedere gli appartamenti con diverse tipologie, con diversi tagli e tutto quanto. Quindi cerchiamo di farli vedere in quei 3 giorni in cui vengono a trovarci, li facciamo vedere più cose possibili, cercando, non stressandoli, però cercandogli di essere un po' accomodanti, insomma, sono i nostri riferimenti, quelli che poi possono parlare al cliente finale, ci parlano loro all'inizio e ce lo portano, poi la palla ce la passano a noi, però sono loro che praticamente fanno questo primo approccio con i clienti. E noi, a differenza di altri studi immobiliari che vanno a Mosca, poi questa nelle conclusioni, non vogliamo doppiarci alle agenzie immobiliari russe, nel senso andare lì ad aprire un'agenzia, anche se lo stiamo facendo, una volta era così, perché il fatto è che se loro ti percepiscono come un concorrente non ti portano i clienti, logicamente. Se invece gli dai una mano nel vendere il tuo prodotto al loro mercato, allora loro sono più aperti, cioè nel senso di dividersi questa provvigione. Allora, adesso per concludere, mi ha detto che devo dare i consigli, no, i consigli almeno. Allora, andare a Mosca una volta
non serve a niente. Cioè, se voi pensate di aprire il mercato russo, come abbiamo già detto prima, andando a una fiera di settore a Mosca, non ci andate perché perdete tempo. Bisogna stare costanti, bisogna continuamente farsi vedere. La cosa che si diceva prima, bussare alle porte. Una mail, una telefonata non vi apre il mercato immobiliare. La necessità di avere nel proprio organico delle persone che sono russe, non che parlano russo. Ai russi non stanno simpatici gli ucraini, odiano le baltiche. E quindi cosa succede? Che non dovete pensare di trovare. I moldavi scrivono un russo pessimo, anche se dicono che parlano russo. Quindi non sono le persone che dovete avere nel vostro studio, nella vostra ditta di costruzione, perché loro non ci vanno d'accordo. Quindi assolutamente, se volete, dovete cercare le persone nate lì. È preferibile avere italiani che parlano russo, perché all'italiano è consentito sbagliare, al moldavo no. Allora, una grande apertura in quello che a loro piace, che non è quello che piace a noi, quello che si diceva ieri sera, architetto, buongiorno, che è quello che piace a noi, il più delle volte a loro non piace. Quindi questo è un invito rivolto ai costruttori: non costruite secondo se volete rivolgersi a quel mercato, costruite con quello che loro vogliono, non quello che piace a voi, perché quello che piace a noi a loro non piace. La palazzina in centro città, magari anche building che costa tanto, ma senza determinate caratteristiche, uno di esclusività, due di panoramicità, a loro non piace. Dipende il target di persone che vogliamo raggiungere, però se si pensa al russo come persona con cui che è disposto a spendere, come si dice, se non ha determinate caratteristiche non gliene frega niente, ve la lascia lì. Quindi non sprecate neanche tempo nel proporre a quel determinato mercato, rivolgetevi a un altro, al tedesco, che lui deve stare in centro, no? E poi, così concludo, pazienza infinita, perché pazienza nella tempistica. Non sono persone che vengono oggi e comprano domani, vengono, tornano e poi magari non hanno le idee chiare e tornano un'altra volta. Intanto il tempo passa, perché tra un andare e un tornare ci sono mezzi mesi, quindi non è immediato. Pazienza nel sopportare determinati atteggiamenti e niente. Poi l'ultima cosa è quella, appunto, che anche noi stiamo continuamente cambiando, stiamo talmente cambiando che adesso, quel discorso che stavo facendo prima, cosa facciamo? Abbiamo deciso di fare entrare in società un russo, no? per un'altra società che stiamo aprendo, che si rivolge al mercato più nazionale, questa è una novità, e quindi fare una società partecipata di mediazione italo-russa, perché sono proprio loro i clienti, cioè loro si conoscono, quindi questo è un appeal diverso che vogliamo dare. E quindi niente, io avrei finito, spero di essere stato d'aiuto. Grazie Mirko. Prego. Vabbè, se è tutto chiaro, tra 10 minuti iniziamo anche noi ad andare in Russia. È tutto chiaro. Non lo so. È trattato bene, secondo me, è messo in evidenza bene un percorso che non è stato pianificato a tavolino, no? Nel senso che mano a mano che le cose sono venute fuori le avete affrontate passo passo. Sì, abbiamo cercato, perché non eravamo preparati, nel senso che a noi non ce l'ha insegnato nessuno, no? Cioè la difficoltà è stata proprio questa, che abbiamo visto questo cambiamento nelle persone che si rivolgevano al nostro mercato, e poi siccome non avevamo nessun punto di riferimento, cioè non avevamo uno storico ma anche di esperienze per andare là, perché comunque Mosca è una città difficile, cioè nel senso è una città dove è difficile muoversi all'interno della città, è una città dove è difficile trovare persone che hanno voglia di parlare, perché magari ti dicono sì, ok, però è capitato più di una volta che
e poi non si presentano gli appuntamenti, cioè mi fai venire, meno male che gli incontri sono più di uno, però mi fai venire dall'Italia e poi non ti presenti neanche l'appuntamento. Poi un'altra cosa interessante che mi sono dimenticato, che lo diceva quel ragazzo di che è venuto lunedì pomeriggio, che ha parlato, quello che esportava lì in Russia. Sì. Andrea Rombo. La cosa che abbiamo notato anche noi è questa, che se tu vai a trovarli personalmente nei loro studi immobiliari, capisci qual è il loro target, no? E capisci con chi più cose, no? Perché stai entrando in casa loro. Quindi uno, banalmente, da un sito internet non lo capisce perché sono tutti più o meno bellini, no? Lì la questione è differente, che vai a casa loro, li bussi in casa e vedi qual è il loro target d'azione. E quindi anche tu puoi fare delle scelte. Ok, a questa agenzia probabilmente è meglio mandare questa tipologia di prodotto, a quest'altra agenzia probabilmente è meglio non mandargliela perché non riescono a venderla, no? Anche perché non è bello già in Italia vedere lo stesso prodotto magari su più agenzie, figuriamoci in Russia dove è ancora peggio, nel senso che loro lo vedono, ci sono 800 agenzie che hanno la stessa casa, magari con prezzi diversi, anche lì è una giungla. Chiaro. Volevo sapere come ti comportavi con le mediazioni, con le percentuali, sì, rispetto alle agenzie con, sì, cui collabori. Anche lì è cambiato questo discorso negli anni. Allora, all'inizio ognuno prendeva la mediazione, ognuno dal suo cliente. Cioè i primi contratti che abbiamo, i primi anni, erano che io prendevo dal mio cliente italiano e loro prendevano dal loro cliente russo. Adesso è molto diverso, cioè è cambiato. Perché loro hanno una difficoltà oggettiva a farsi pagare la provvigione dal loro cliente russo. Perché? Perché il cliente russo capisce, che non è stupido, che il lavoro le agenzie russe non lo fanno, cioè loro fanno un lavoro di presentazione, ok? Quindi che poi tutti i problemi ce li smazziamo noi, no? Quindi l'accompagnamento, fargli vedere i contratti e tutte queste cose, il post vendita. Quindi cosa succede? Che noi ci troviamo in una situazione dove facciamo tutto, loro non fanno niente, che però a me va bene questa cosa di fare tutto e voi non fate niente, però al cliente finale questa cosa non gli piace. Quindi cosa abbiamo fatto? Siamo tornati a rifare questi contratti di collaborazione dividendo la torta, cioè maggiore living in questo caso fattura tutta la mediazione e dopodiché gli mandiamo la loro percentuale. Quindi questo è il passaggio. Quello dipende dagli accordi che si sono stabiliti tra agenzie e agenzie. Solitamente è la stessa cosa di prima, cioè ognuno prende dal suo e si divide a metà la torta. Quello che si riesce a prendere, perché poi se c'è qualche mediatore in sala lo sa che è difficile prendere tutta la torta, no? Quindi banalmente si mette insieme dentro tutto nel calderone e poi si divide quello che c'è. Quindi che deve andare bene, insomma, anche perché a noi va bene che abbiamo fatto tutto il lavoro, penso che vada bene anche a loro, anzi va bene visto che non hanno fatto nulla. No. Hanno fatto nulla? No, hanno fatto il lavoro di presentazione. Io trovo che sia importante che questo lavoro che fanno le agenzie russe, anche se è poco, non è da sottovalutare, perché tutto sommato loro hanno il posto della situazione e dicono, sanno consigliare, perché la problematica vera qual è? Che loro sono il primo contatto fondamentale, che dicono benissimo, va bene l'Italia, va bene Italia, Spagna, Italia, già siamo saliti in un punto. A chi ti posso far gestire cliente, no? Quindi e loro hanno la lista degli immobiliari, no? E dicono benissimo, con Enjoy ci siamo trovati bene, so che non ci frega e so che se prende questo 6-5% ce lo divide equamente, no? E quindi sì, è un discorso che comunque questo riconoscimento va pagato. Questo, spero di essere stato chiaro. A posto? È tutto. Grazie Mirko. Grazie a voi. Mirko è qui, se qualcuno vuole poi scambiare due parole direttamente, abbiamo i tavolini qua di fianco. Ciao Roberto.
e buon proseguimento di giornata e buon lavoro.